La base della candidatura di Lucera a capitale italiana della cultura si è estesa a buona parte della Puglia. Lo si è visto chiaramente stamattina al Teatro Garibaldi, con un vero e proprio evento a cui hanno preso parte i rappresentanti istituzionali di un territorio che va anche al di là dei Monti Dauni. Oltre ai sindaci dei piccoli borghi, sono intervenuti anche quelli dei centri della regione che sono stati protagonisti in questa competizione negli anni precedenti, come Monte Sant'Angelo, Bitonto, Mesagne e la stessa Bari, il cui sindaco Antonio De Caro si è dichiarato sostenitore di questa iniziativa. Proprio stamattina è stato firmato un manifesto ispirato dall'ANCI e dai Monti Dauni e proposto per il resto dell'Italia, nel quale tutti hanno rivendicato le rispettive identità territoriali come valori aggiunti da salvaguardare e promuovere, contro lo spopolamento e la marginalità che restano i primi problemi delle aree interne. Ad aggiungere ulteriore sostegno alla candidatura, il primo cittadino di Lucera in carica, Giuseppe Pitta, ha coinvolto anche tutti i suoi predecessori viventi, 9 ex sindaci che hanno firmato un proprio documento di adesione e sostegno a un percorso che prevede ora come prima tappa quella del 27 settembre, con la presentazione della proposta al Ministero della Cultura. Ecco, cosa può insegnare Bari dal punto di vista culturale di quello che ha fatto e mostrato negli ultimi 10 anni? Ma io credo che già la candidatura di Bari a capitale italiana della cultura abbia cambiato la storia di Bari dal punto di vista culturale. Mi auguro che accada questo a Lucera e ai comuni dei Monti Dauni, che hanno deciso di stare insieme, di candidarsi a capitale italiana della cultura, facendo partire un moto dal basso, un'intera comunità con operatori culturali, associazioni culturali che si sono messi in moto creando una sorta di master plan, di piano strategico per la cultura. Se andrà bene, sicuramente ci sarà un risultato straordinario per questa città. Se non dovesse andare bene, comunque tutto il lavoro fatto aiuterà la comunità a cambiare il percorso dal punto di vista culturale. È una parte importante, anche grazie al supporto della regione, delle attività culturali programmate si faranno lo stesso. Questo è accaduto nella mia città, questo è accaduto alle altre città pugliesi che si sono candidate a capitale italiana della cultura, e spero invece che a Lucera si possa avverare il sogno che abbiamo tutti noi pugliesi di avere una città della nostra regione che possa raggiungere questo ambito traguardo. Il presidente nazionale dell'ANCI ha inteso far partire il manifesto per la valorizzazione e promozione dei borghi italiani proprio da Lucera e proprio dal territorio dei Monti Dauni, in modo tale da essere pionieri e capofila proprio in questo momento nel quale Lucera e Monti Dauni si candidano a capitale italiana della cultura. Noi ci aspettiamo una politica che valorizzi i borghi a 360 gradi, anche quindi una politica culturale e di turismo, perché questo territorio può essere e deve essere valorizzato anche per mezzo dei borghi, della valorizzazione dei borghi. Il ruolo dei Monti Dauni è un ruolo fondamentale, perché questa coesione tra Lucera e Monti Dauni ha fatto sì che ci fosse in Puglia un unico candidato, e la coesione territoriale è molto apprezzata anche dal Ministero. Esther Fracasso, il tema delle migrazioni per questa nuova edizione di Lacus, la terra dei laghi. Allora, Lacus nasce non come un evento, ma come un progetto che racchiuda le terre lagunari e quindi i paesi rivieraschi della zona nord della Puglia. È supportato dal progetto delle Mamme dei Vicoli, che è un progetto che sta avendo veramente grande successo, perché si è un po' stufi, diciamo, di quelli che sono i virtuosismi degli chef. Quindi riportare anche la cucina di origine, questo senza denigrare ovviamente gli chef, è una battuta. E il programma si svilupperà in 3 giorni, sarà pieno di attività culturali, ma anche ludiche, perché ci saranno concerti, momenti anche simpatici di interscambi con la popolazione del luogo e soprattutto gli show cooking delle Mamme dei Vicoli. Sta costruendo Lacus una mappa identitaria delle terre dei laghi? Assolutamente sì, perché quello che noi stiamo cercando di riportare alla luce sono non solo le vecchie tradizioni, tra virgolette, in modo folcloristico, assolutamente no, ma proprio quello che la terra di questi luoghi può raccontare dal punto di vista storico e culturale. Sindaco, Lacus è un progetto identitario di cui il suo comune è capofila. Quali sono gli elementi centrali? Beh,
ha detto benissimo, è un progetto, non dobbiamo ridurlo a un evento, è un progetto che continua con la seconda edizione e ci dà l'opportunità di tenere alta la sinergia che stiamo costruendo per questa che abbiamo voluto chiamare la Terra dei Lani, perché questo è il concetto che deve prevalere a prescindere da ogni logica, il territorio. Questo bellissimo territorio a nord della Puglia, il Gargano, con anche i laghi che sono una opportunità per destagionalizzare, per fare rete e dare tanto di più a questa nostra meravigliosa Puglia. È un progetto che dà anche la dimensione, per la prima volta forse, proprio di un distretto che si è messo insieme. Beh, il distretto sarebbe l'optimum realizzarlo. Ovviamente intanto abbiamo fatto dei protocolli, subito dopo la prima edizione, protocollo con altri 3 comuni rivieraschi, perché, ripeto, abbiamo bisogno di crescere e crescere insieme. Una perla in un mare sporco, lasciatemi passare la parola, lascia il tempo che trova. Questo territorio, considerando tutte le vicissitudini, ha bisogno di crescere in maniera unita.